Presentazione ufficiale del Carnevale del Pollino. Dal 24 febbraio fino al 5 marzo la città di Castrovillari si trasformerà in un grande teatro all'aperto. La presentazione ufficiale del manifesto della 61esima edizione si è tenuta presso la sala convegni Don Carlo De Cardona del centro direzionale BCC Mediocrati di Rende. Grazie alla sua storia, il Carnevale del Pollino è stato riconosciuto a pieno titolo dal MIBACT tra i carnevali di grandissimo prestigio come Viareggio, Venezia, Putignano, Sciacca, e il Touring Club inserisce questo evento tra i 10 carnevali più belli d'Italia. Da quest'anno la manifestazione organizzata dalla Proloco di Castrovillari è entrata anche a pieno titolo nei grandi eventi storicizzati della regione Calabria. Un importante tassello per gli organizzatori, una significativa ripresa dell'attenzione sulla cultura, a favore di iniziative di valorizzazione di tradizioni, saperi ed espressioni artistiche a tutto vantaggio del territorio calabrese e di chi opera nel campo della promozione della cultura. Migliaia di turisti giunti lo scorso anno da ogni parte d'Italia per assistere ad un evento unico nel suo genere, dove gruppi mascherati e carri allegorici si misceranno al folklore. Tantissime centinaia le maestranze che si adoperano per la realizzazione dei costumi e dei carri allegorici. Un lavoro assiduo, costante e pesante che però regala grandi soddisfazioni, visto che ogni edizione riscuote larghi consensi. Il nostro carnevale ha 10 giorni di attuazione, dove ci sono eventi di carattere culturale, teatrale, sportivo, c'è il focus sulla Campania quest'anno e poi ci sono le tre fondamentali manifestazioni. Il giovedì 28 con l'incoronazione di Re Carnevale, la serenata della Sauzizza, il 3 con la grande sfilata, il 5 con la seconda grande sfilata. Che cosa si possono aspettare? Molto divertimento, molte maschere, molti partecipanti. Se il trend sarà quello dell'anno scorso saremo veramente felici, perché l'anno scorso abbiamo veramente toccato grandi numeri. Ci auguriamo che anche quest'anno non solo di toccare i numeri dell'anno precedente, ma anche di aumentarli.